Ciao Roberto, hai visto come... Ma non l'hai visto in televisione a fare il promo? No, ti vedrò in questa puntata, Tony. Ah, allora siamo sempre avanti. Amici neuroni, bentornati al nuovo appuntamento con Mondo Custom, speciale Moto Guzzi. E dopo... Mica... Razzi. Si può dire razzi? Si può dire, sì. E dopo avervi tediato per circa 2/3 mesi. È una vita che vi tediamo. Chiedendo appunto, i video sono arrivati, abbiamo fatto le interviste, ringraziamo il sindaco di Mandello Dell'Ario. Ringraziamo il sindaco, il dottor Riccardo Fasoli, un sindaco. E il gancio, ringraziamo anche il gancio. Ah, anche il gancio. Il gancio. Ciao Arianna. Ecco. Arianna Crippa. Specialista di filetti fatti a mano, sì, restauratrice di Moto Guzzi e non solo. Molto conosciuta. Dunque, questa puntata noi appunto abbiamo fatto una capatina a Mandello Dell'Ario perché c'era concesso. A bere l'acqua. Abbiamo intervistato il sindaco della concessionaria Agostini. Storica. Concessionaria. Del Duilio, abbiamo del pilota, Sì, certo, adesso non vi svelo quello che ci sarà nella puntata, ma insomma abbiamo fatto un po' il... E questa è la prima di almeno due, contiamo di farne di più, vediamo un po' se il vostro amore riesce a far aumentare le ore di programmazione. Chiuderà questa puntata, se non vi sto a svelare la programmazione interna, no. Chiuderà questa puntata il videoclip ufficiale rimasterizzato e ricantato, risuonato, di Tony Tuono con l'aiuto, li salutiamo, sì, certo, Jimmy Setzer ha tutte le chitarre possibili e immaginabili e il dottor Joe alla batteria, basso, e l'uomo invisibile, Cori ha il basso, l'uomo invisibile e la mano di Consuelo, certo, quella nel film, ma stiamo dicendo già troppo. Il video è il video ufficiale della canzone Moto Guzzi, che Tony Tuono, precursore di questo appuntamento televisivo, già fece in previsione. Centenario. Non a caso sono sensitivo. Certo. Io sapevo che nel centenario, e allora, Tony, l'occasione del centenario, cortesemente ai nostri telespettatori, vuoi dare 6 numeri della prossima uscita Soprannato piuttosto che una cinquina o, come dicono in campagna, un'ambata su 12. Della ruota? No, facciamo un 12, 22, ricordi 4. 44 allora, vedi? 44. 67. Tony. 67. E il 7. E il 7, sì. Sì, adesso ci rigiochiamo anche noi perché sennò... Anzi, controlliamo prima di mandarlo in onda, ovviamente. Ragazzi, vi lasciamo questa puntata che è un po' diversa dalle solite, ma che parla di un mito italiano, un orgoglio italiano. E parla dei due cilindri, due e cilindri, come tutte laterali. Le cose italiane, parte generalmente e finisce. Finisce come finisce. Va bene. Confidiamo nel futuro. Buona visione, neuroni. Ciao, ragazzi. Ciao. Amici neuroni, Mandello Dell'Ario. Moto Guzzi, siamo nella concessionaria Agostini, via Statale 60, e sono in compagnia del sindaco di Mandello Dell'Ario, il dottor Riccardo Fasoli, un sindaco molto ma molto rock, poi ne parliamo dopo comunque. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Allora, condensare 100 anni di storia di questo glorioso marchio diventa un pochino difficile, però io partirei semplicemente con un piccolo, come si può dire, divagazione iniziale, no? Genova, cosa c'entra Genova, Riccardo, con Mandello Dell'Ario? Beh, Genova è il luogo dove ufficialmente è nata Moto Guzzi, ecco. Ed era, diciamo, la città natale di uno dei due soci fondatori, Giorgio Parodi, della famiglia Parodi, e quindi diciamo che anche lì è nato il mito. Anche lì è nato il mito. Effettivamente, al di là di tutto, bisogna anche tener conto di una cosa, perché siamo proprio nel periodo della fine della Prima Guerra Mondiale, giusto? Sì, sì. Più o meno sì. Sono quelli... Sì, un periodo difficile, no? Quindi sicuramente su qui abbiamo avuto una gran fortuna che Carlo Guzzi aveva la casa di famiglia di vacanze, lui era milanese e veniva qui in villeggiatura, e poi anche la fortuna che gli altri paesi, quindi sia Milano che Genova, era un periodo molto tumultuoso, sai, dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi anche difficoltà lavorative, scioperi, certo, eccetera, e questo invece era un posto dove era garantito grande spazio, perché non era tutto condensato come adesso, ma... E poi anche molta tranquillità. E poi, quale posto migliore nella casa, diciamo, di vacanza, ideare la moto che ha fatto la storia? Beh, perché sì, i posti sono bellissimi.
per chi non li conoscesse, diciamo, il lago e tutto, Mandello dell'Aria, tutta la zona è molto ma molto bella, sì, è una zona effettivamente di villeggiatura. Sì, poi Carlo Guzzi qui si divertiva con gli amici appunto di vacanza a costruire motociclette, con le bici motorizzate, a lavorare nell'officina qui vicino di Giorgio Ripamonti, che era un anziano che batteva il ferro, a divertirsi, a costruire, fare, disfare, e probabilmente anche questi agganci gli hanno permesso di essere qui più tranquillo, lavorare, fare e poi creare il prototipo. Il primo, appunto, GP, giusto? Sì. GP, che poi il nome fu cambiato appunto in Guzzi successivamente, proprio perché andava a ricordare le iniziali poi di Giorgio Parotti. Sì, sembrava... E Guzzi praticamente veniva poi estromesso, diciamo, dal che tutto. Poi dice molto strano, perché si è passati dal Giorgio Parodi a Moto Guzzi, quindi con Parodi completamente assente. Sì. In realtà la storia era a tre, perché c'era anche Giovanni Ravelli, altro grandissimo pilota dell'allora Regia Marina, perché l'aviazione ancora non esisteva ed erano a Venezia. I due piloti, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli, che fondamentalmente erano dei pazzi, veramente dei pazzi, certo, perché volare a quel tempo era una pazzia. Ed erano anche già dei piloti di moto, perché avevano corso anche negli anni precedenti, certo, con le motociclette. E volevano un mezzo particolare, avevano pensato a delle soluzioni tecniche sul telaio, culla, delle cose particolari, però non riuscivano a metterlo in pratica, avevano bisogno di qualcuno che gli creasse il motore adatto. Certo. No? La fortuna volle che Carlo Guzzi era proprio lì a fare il motorista, era il loro motorista. Si misero d'accordo, dai, quando finiamo tutta questa cosa, questo ambaradan, certo, che era poi una guerra mondiale, ci mettiamo a costruire una motocicletta. Giovanni Ravelli viene a mancare nel 19, quindi a guerra finita, però era ancora in servizio, e nel 21 nasce Moto Guzzi, quindi l'idea dell'Aquila, appunto, per ricordare la Regia Marina e l'aviazione, e Moto Guzzi perché in realtà il genio, l'estro che aveva portato alla costruzione, era stato proprio quello di Carlo. Infatti Ravelli che poi, ma più delle volte magari viene dimenticato, ma è stato fondamentale proprio trasferire la passione, diciamo, a Guzzi, a Parodi, e soprattutto questa poesia della di cercare di tirar fuori una moto veloce, una moto che richiamasse, diciamo, la loro passione e professione, cioè quella dell'aviatore, quindi la velocità. Sì, era un periodo in cui si voleva, cioè chi faceva l'aviatore, chi faceva il militare, proprio in quel periodo aveva proprio la sensazione di volersi spingere oltre i limiti, oltre, no? I limiti. E c'era questa volontà, era molto più facile, nel senso che oggi per costruire una motocicletta ci vogliono anni e anni di studi, certo, eccetera. Lì era molto più, veramente in un'officina si poteva costruire tantissimo e si potevano raggiungere risultati, certo, entusiasmanti. E questo è stato il bello di quel tempo e la fortuna che tutto è accaduto con esatto. E con, tra l'altro, appunto, poi con le prime, diciamo, i primi esemplari, ovviamente in vendita, diciamo, ai civili, questi stessi esemplari venivano poi utilizzati nelle corse, giusto? Sì, c'era una doppia produzione, una doppia all'inizio, produzione. Quindi la cosiddetta normale, no? Che già anche lì la dice normale. Strano. La prima moto. Prima moto, se tu ti metti a costruire una moto, la prima la chiami normale. La super moto cicletta che arriva dallo spazio. In realtà invece la chiamano normale perché è una normalizzazione del prototipo. Perché il prototipo era troppo avanzato, era impossibile costruirlo per una questione di soldi, per una questione anche di tenuta, eccetera. Certo. Allora costruiscono questa normale. Dall'altra parte portano avanti dei modelli fatti apposta per i privati che volevano smanettare. Poi arriva la guerra, ma prima di arrivare alla guerra, appunto, in queste corse, una delle, diciamo, delle competizioni più famose che ha portato, vabbè, poi ha reso grandioso, diciamo, il marchio della Guzzi, è la Tourist Trophy, giusto? Sì. Sì, era, diciamo che c'era questa doppia valenza delle corse, no? Ancora oggi le corse hanno più una valenza più che sportiva vera e propria di immagine. D'immagine, a quel tempo ancora di più, perché era l'unico modo per mettersi in mostra a livello internazionale, non esistevano mille reclam o mille modi per arrivare alla gente. E quindi il TT rappresentava la corsa per eccellenza, esatto. Quasi totalmente ad appannaggio nei primi anni degli inglesi, di moto inglesi o moto americane, qualche irlandese, australiane, e poi dopo arriva la prima vittoria in un Junior TT di Woods, irlandese, irlandese su Moto Guzzi, vinta per 4 secondi.
una cosa, immagino a quel tempo cosa possa essere stato una vittoria del genere. E poi è arrivato il medico Bobonotelli. Bobonotelli che è passato nella mitologia, neanche nel mito, nella mitologia. Sì, si racconta tra l'altro che lui fosse quasi bipolare, no? Nel senso che una persona squisitissima, calma, tranquillissima, giù dalla moto, appena toccava un acceleratore diventava una iena davvero. Un dottor Jekyll e Mister Hyde. Esatto, lo descrivono veramente così. E questo vinse il TT su moto Guzzi. 37, giusto? Sì. 37. Un italiano su una moto italiana. Su una moto italiana. Su uno smacco, come puoi immaginare, per gli inglesi, per esagerato. L'inglese. Però dall'altra parte anche una vittoria. Che mi dall'altra parte avevamo una classe, chiamiamola politica, che ne fece lì, la utilizzò per la propaganda. Il periodo lo chiamiamolo buio. Esatto, il periodo buio. Però sì. Era stata una vittoria davvero importante anche per tutto il popolo italiano. Per il popolo italiano. Poi appunto finisce la guerra e chiaramente la gente ritorna a vivere e vuole muoversi più facilmente. Diciamo che in quel periodo lì la Vespa, la prima Vespa, diciamo, era più vista come proprio il mezzo di locomozione, neanche troppo customizzabile, nel senso la utilizzare per andare al lavoro, per andare fuori porta, quelle cose lì. Ma la moto era la moto Guzzi. Sì, forse la Vespa più una soluzione quasi cittadina, no? Proprio di movimento semplice. Da noi c'era bisogno di qualcosa di più, nelle realtà rurali, no? Esatto. Ma penso anche nelle realtà operaie, perché lì nel boom economico si comincia a creare le grandi fabbriche, certo. Quindi la necessità di muoversi per andare a lavorare, le strade erano ancora quasi tutte bianche, e la Guzzi riesce proprio a dare la moto. La moto che inizialmente serve per raggiungere il posto di lavoro e poi serve quasi per scoprire il mondo. Quindi queste due cose vanno di pari passo, cioè la possibilità di mobilità lavorativa e anche la possibilità di prendere, farsi un giro, portare la famiglia, la moglie, certo. La fidanzata a spasso, sì. E questo è qualcosa che davvero ha creato il boom che Moto Guzzi ha vissuto in quegli anni lì. E intanto nella fabbrica della Guzzi continuavano a far andare i neuroni, il famoso trio, diciamo, di ingegneri, e nel 1955 viene fuori questo prototipo che è pazzesco, la 8 cilindri. Sì, esce la 8 cilindri, 500 centimetri cubici, 8 cilindri. 8 motorini. Davvero, 8 motorini. Una cosa veramente esagerata. Si racconta che ci misero soltanto 6 mesi a studiarla, scriverla, cioè disegnarla. E avere il primo prototipo. Una cosa che adesso per fare una moto molto semplice, ma anche una moto che già esiste, come queste che abbiamo qui, ci vogliono almeno un anno e mezzo di studi per delle piccole modifiche. Quindi piccole modifiche, parliamo di qualcosa di davvero esagerato. Velocità impensabili, purtroppo l'avanzare tecnico era troppo avanti, cioè quello che avevano pensato era troppo avanti per le soluzioni di materiali di allora, certo. E quindi l'affidabilità era molto bassa. E poi la sfortuna, solo 2 anni dopo, di aver firmato quel patto di astensione tra Moto Guzzi Gilera e Mondial, che uscirono dal mondo delle corse. Esatto. Una scelta, forse una delle prime tante scelte sbagliate. E infatti poi arrivarono gli anni 60, diciamo l'italiano, che era il famoso boom economico, la motocicletta che prima che era chiaramente la Moto Guzzi che ti accompagnava al lavoro, fu sostituita subito dalle piccole utilitarie. Quindi diciamo che ci fu un po' una crisi di vendite, di numeri soprattutto all'interno della Guzzi. Però cosa avvenne? Lì nel 64, quando morì Guzzi, iniziarono, diciamo, dei primi problemi collegati appunto a questa mancata raggiungimento dei numeri precedenti di vendita. Viene inventato il famoso V2. Parlacene un po', Riccardo. Sì, come dicevo prima, la sfortuna di aver scelto di mollare le corse, no? Perché si cominciava a vedere che era un po' in difficoltà, il mercato cominciava a essere in difficoltà verso la fine degli anni 50, anziché pensare alle corse come un luogo di immagine per certo, farsi vedere, era una bella vetrina, esatto, si pensò, anche perché la motocicletta andava avanti a essere utilizzata, ma appunto solo per attività ludiche, solo no? Per attività ludiche, sì. E quindi magari le corse potevano spingere sulle vendite, invece lo si vide come un costo e quindi ci si ritirò, usando la scusa della mancanza di sicurezza, eccetera, ma la realtà non c'erano gli sponsor, quindi era proprio un costo puro. Purtroppo da lì ne conseguì anche una riduzione delle vendite, come dicevi tu, per via dell'arrivo dell'utilitario, della macchinetta, al posto della moto. Sì.
E poi ancora il trio, principalmente però l'ingegner Carcano, sì, studiò e pensò questo motore che è diventato poi l'Icona. Oggi la Guzzi è riconosciuta da lontano perché vedi il motore a V, i due cilindri che sparano, che sembrano fuori, che sparano fuori e la identifichi, ed è ancora fondamentalmente la base del progetto, è ancora quella lì. È stata una fortuna inizialmente anche per le forniture ai vari paesi, no? Per le polizie di Stato eccetera, e poi anche per la creazione di una sorta di Gran Turismo che allora non c'era, perché uscì la California, uscì il V7 Special. E tutte moto un po' grandi, perché siamo sugli 850 cc o sui 750, che allora non c'erano e che sembravano quasi qualcosa di un po' ardito nella sua realizzazione, e invece cominciò davvero il periodo del grande turismo e dell'utilizzo della moto proprio per i viaggi. Per i viaggi. Una cosa da piccolino, questo è un piccolo ricordo, guardando chiaramente i vecchi filmati, mi trasmetteva velocità, è forse l'unica moto che mi ha sempre trasmesso velocità, pur avendo passato magari gli anni 80-90 il MotoGP, quelle robe lì, però non lo so, quelle vecchie moto, anni 50-60, soprattutto la Guzzi, mi hanno dato sempre questa sensazione di velocità. Beh, con ruote di questa grandezza, esatto. A 280 all'ora, su dei circuiti, esatto, che potevano essere la strada fuori casa. Erano dei guerrieri, non erano dei piloti, erano dei guerrieri, esatto, kamikaze quasi, esatto. Veramente. Grazie Riccardo per il tuo tempo, per il tuo racconto. Grazie a te, grazie a voi. E chiaramente i cilindri sempre così. Che cosa avrà voluto dire? È una V di vittoria. Forza Guzzi! Alla prossima, Neuroni. Laddove volano le aquile. Con questa canzone del mio cantante preferito vi racconto della mia moto Guzzi V7 Classic. Siamo insieme ormai quasi da 10 anni e niente, mi accompagna spesso in giro. Prima di partire le accarezzo sempre al serbatoio e le dico di riportarmi a casa tranquillo. Siamo una bella coppia e che dire, orgoglioso di portare in giro un pezzo di storia italiana. Ciao a tutti. La mia passione per la moto Guzzi nacque circa 30 anni fa. È stato il mio primo modello Guzzi e poi onestamente non mi sono mai fermato, ho avuto vari modelli, onestamente non ricordo neanche più quanti, però comunque ho avuto vari modelli Guzzi e la mia passione. Sempre Moto Guzzi, viva Moto Guzzi, auguri Moto Guzzi, auguri. Marzo 2021, 100 anni sono passati e la Moto Guzzi e noi siamo ancora qua. Un caloroso saluto ai tutti i telespettatori di Neuro TV da parte di Saponetta Nazionale e la mia mitica Diana, Moto Guzzi California 1004 Custom, unica nel suo genere. Moto Guzzi, una storia italiana e l'Aquila guarda sempre avanti. Ciao Robo e ciao Tony Tuono, a presto! Il mio cantante preferito, Guzzi, una storia italiana. Sto compleanno Guzzi, e sono 100! Un vero guzzista porta la Guzzi sulla pelle. Il nuovo e il vecchio, e sentiamole anche suonare. Centenario a tutti. Quello che vi dico.
riguarda, io preferisco il V7, cioè il V7, mi sono sempre trovato bene col V7, mi piace un sacco il T3 850, insomma quel genere lì. La cosa che preferisco in assoluto è il rumore, il sound che mi dà quando sono in giro, è una cosa spettacolare. E poi le cromature, naturalmente, cioè delle marmitte cromate che fanno paura. Tu cosa vuoi dire? Non ho salito sulla moto del babbo, mi è piaciuto tanto e il babbo mi ha fatto la foto. Come si fa? Ciao a tutti, belè! Amici neuroni, sono in mezzo a due cilindri, Parpo Sifellas, il batterista, e alla mia sinistra un grande amico, fratello, il mio Teddy Boy preferito, ecco, Nico. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, siamo qua per ricordare, visto che c'è una nuova versione di Moto Guzzi, la canzone del sottoscritto comunque, che ormai è del popolo, 2021 in una nuova versione, quindi dopo questa diciamo intervista ci sarà il nuovo videoclip e con la nuova canzone. Volevo ricordare un anettolo, prima lo butterei sul discorso di come è nata Moto Guzzi. Raccontaci tu, Nico, com'è nata. Allora, se non ricordo male, nel 2013, giusto, sì, Tony? Sì. 2013 ci trovavamo... Senza baffi eravamo. Poi i brufoli. Piccoli. Eravamo a un evento live dove suonavano dei gruppi dal vivo e a un certo punto vedevo un po' di toppe in giro, erano tanti motociclisti, toppe... Dell'altra sponda. Erano di altre case motociclistiche, e ripensai al fatto che tanti gruppi, tante band hanno fatto nella storia delle canzoni inerenti al motore, PSA, all'Harley Davidson, comunque hanno ricordato queste case automobilistiche e motociclistiche. Allora mi viene in mente, Tony, tu che scrivi. Hai voluto mettere alla prova, Nico, però. Esatto, era una sfida, sfida per vedere se eri in grado di accettarla. Perché non scrivi una canzone su un mito italiano che è la Moto Guzzi? Anche perché ce l'avevi sulla toppa. Esatto, una delle mie tante toppe. Da quella sera. Sai che sei più tolta da allora. Sai che sono un fanatico, sono un amante delle Guzzi ormai da tanti anni, quindi era inevitabile. E io presi al balzo proprio la sfida, anche perché c'era un altro personaggio che non c'è, ma tanto lui lo salutiamo lo stesso, ma non ha la televisione. Ciao Johnny. Che subito con la sua aria spocchiosa, non ricordo. Per me non ce la fai, perché tu parli sempre di morti, mostri e così. Suore sgozzate. E io gli dissi, no, caro Johnny, ti stupirò. Tant'è vero, che cosa successe, Paolo? Ma in un battibaleno, credo. In un weekend, in un sabato domenica. In un weekend, io credo che l'hai scritto in una notte, ma non ce lo vuoi dire. Sì, probabile. Ha scritto questo famoso pezzo, Moto Guzzi. Tant'è vero che quando siamo andati a registrare, lì per lì sembrava, sì, vabbè, una canzone sulla Guzzi. La riempidisco. Però, perché usciva Belzebughi, no? Esatto. Però quando l'abbiamo ascoltata in registrazione, lì abbiamo capito, questo è un capolavoro. Complimenti a Tony, complimenti a Guzzi che si sono meritati questo pezzo. No, complimenti anche a Paolo che faceva parte appunto la struttura dei Black Roosters, lo stesso giorno, ripeto. Poi i famosi Black Views, come diceva. Raccontiamo anche questo aneddoto. Allora, quando eravamo Tony Tuono e i Black Roosters. Suonammo in un posto qua vicino a Legnano, San Vittore. Sì, ecco. San Vittore Olona, praticamente si avvicinò un addetto stampa di una testata locale e chiese, ma chi sono quei tre bei ragazzi che stanno suonando così tanto bene il rock and roll? E lui disse, Tony Tonno e i Black Wooster. Uscimmo sul giornale come serata da pomeriggio di rock and roll con Tony Tonno e il Black Beast. Comunque, io ritorno al fatto che è stato un piacere avervi qua insieme. Piacere nostro. Questa cosa è nostro. E brinderei.
perché esatto. Bisogna brindare. Cosa ci hai portato? Ho portato da Mandello l'acqua del lago. Però. L'acqua del lago, un goccio di acqua del lago, così facciamo gli auguri. Diciamo che l'acqua del lago. L'acqua del lago. Di preso a Mandello. Lario, sì. Preso sì, a Mandello, sì, sai sì, che è un toccasana. Sì, non si è sentito quando abbiamo versato l'acqua. Ma perché il lago è silenzioso. Il lago è silenzioso. Cent'anni di questi cent'anni. Guzzi, auguri. Rock and roll, baby. Altri 100. Indici. Tre. Mille. 900. E 1. We'll be right back.